Sta per ripartire una nuova stagione sportiva, la Giorgio Tesi Group è sempre vicina allo sport della nostra provincia. Assolutamente sì, per noi è fondamentale insomma dare valore ai valori dello sport, quindi stare vicini a chi si impegna e anche alle massime diciamo espressioni dello sport cittadino che ci porta in giro in tutta la nazione, insomma rappresentando quelli che sono i valori dell'azienda. E quindi è fondamentale stare vicino a questi ragazzi che partono per una nuova avventura. In particolar modo state molto vicino anche ai settori giovanili, ai ragazzi proprio. Sì, il progetto Giorgio Tesi Junior è proprio insomma, del quale mi occupo e del quale sono un po' ideatore, è proprio l'idea di stare vicino a chi fa sport senza diciamo, l'idea di avere un professionismo come obiettivo, o meglio, bisogna puntare sicuramente a fare il top, il massimo per questi ragazzi, però non dimenticando i valori che li portano a crescere e diventare gli uomini e le donne di domani. Quindi l'investimento sullo stare vicino alle società, non solo economicamente, ma anche con tanti altri aspetti, non ultimo insomma quello di far sentire proprio la propria presenza, soprattutto dopo anni difficili come sono stati quelli che abbiamo appena passato. Il Pistoia Basket, che stagione ti aspetti? Mi aspetto una stagione dove il gruppo italiano possa dare una spinta in più, perché comunque confermare praticamente in toto i ragazzi che comunque hanno dato tanto l'anno scorso con i nuovi innesti, penso sia forse un punto di partenza importante, perché chi arriva e sa che comunque c'è una metodologia di lavoro, un allenatore comunque che a questo punto è rodato e comunque conosce bene la situazione, credo che sia un bel punto di partenza per costruire e fare un passettino in più rispetto all'anno scorso. Un passettino in più rispetto all'anno scorso vorrebbe dire tanto alla fine, quindi non vogliamo mettere assolutamente pressione, lasciamo che questi ragazzi però comincino a lavorare per poi arrivare in fondo con un progetto portato avanti con sicuramente delle nuove sfide, ma ripeto partendo da un gruppo solido che comunque ci ha fatto emozionare l'anno scorso.